Buongiorno, ci troviamo oggi nella vecchia stazione ferroviaria Riafori di Ferrovie Nord per incontrare Manuela Puritani, che ci racconta di un nuovo progetto pensato per il personale di bordo treno e per chi è a contatto col cliente in prenotazione. Questa iniziativa rientra in un percorso più ampio di formazione rivolto a tutto il personale che è a contatto con i clienti e col pubblico, che si pone come obiettivo quello di fornire un servizio di qualità. La qualità passa anche da una comunicazione efficace con i nostri interlocutori, e comunicare in modo efficace significa anche saper intercettare e disinnescare potenziali situazioni critiche di conflitto. Anche per questo motivo abbiamo deciso di integrare i percorsi di formazione di tutto il nostro personale con questo tipo di iniziativa in partnership con i City Angels. In questo corso insegno a persone che lavorano a contatto con il pubblico come fare a gestire meglio le situazioni difficili, partendo da un concetto, quello di responsabilità. Corsi del genere li tengo da molti anni in giro per l'Italia, per aziende dei trasporti, forze dell'ordine, guardie giurate, e devo dire che qui a Trenord ho notato che il livello delle persone è piuttosto alto. Ci sono persone che hanno già una notevole esperienza, hanno imparato attraverso gli anni come ci si comporta e possono essere un punto di riferimento importante per i giovani, e noto anche che il livello dei nuovi assunti è un livello elevato. E allora vediamo in presa diretta come sta andando questo corso. Mi sembra che stia andando benissimo, insomma, ci sono giuste attese, giuste rispondenze da parte nostra, e soprattutto merito a Mario Furlanti, ci sta dando delle dritte per meglio perfezionare l'autodifesa istintiva e mentale. A tutti spiego che questo è un bel lavoro, un lavoro a contatto col pubblico è un lavoro gratificante. Naturalmente nel pubblico puoi trovare di tutto, trovi persone per bene, trovi persone per male, e a seconda di come tu ti poni nei confronti degli altri, gli altri reagiranno nei tuoi confronti. Quindi parliamo di comunicazione, parliamo di atteggiamento mentale, parliamo di intelligenza emotiva. E alla fine c'è anche una piccola parte che riguarda il caso peggiore, quello in cui si debba arrivare alle mani, sperando che non capiti mai, perché è sempre una sconfitta. Confermo quanto detto da Mirko, questo corso è stato veramente una sorpresa, qualcosa di veramente azzeccato, molto interessante, ne abbiamo necessità. Noi City Angels facciamo questo, solidarietà e sicurezza sulla strada con il sorriso sulle labbra. Non basta sapere quello che fai, devi anche saperlo fare in un certo modo. Ed è quello che spiego agli amici che lavorano sui treni. Non si tratta soltanto di chiedere il biglietto, fare certe cose, ma dipende moltissimo da come lo fai. Abbiamo iniziato con questi corsi a ottobre del 2019. Sono state formate tutte le persone addette all'assistenza e controllo, quindi abbiamo superato per adesso le 200 persone di partecipanti a questo corso. È previsto adesso come parte proprio integrante del corso di formazione per tutti i capitreno neoassunti, e l'idea è quello di estenderlo sempre di più a tutto il personale che lavora a contatto con i nostri clienti.